vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera e benvenuti al circolo sportivo Stella Azzurra per la decima giornata di Lega Calcio 5 di Serie A. Oggi assisteremo all'incontro tra Cregis e SMC 1989, rispettivamente in maglia bianca l'SMC e in maglia rossa i Cregis. Mette in campo per Malarbi, che allarga verso Loreti, che la mette in mezzo per Malarbi, che fa subito il gol del 1-0 al secondo minuto di gioco. Il numero 10, Malarbi su assistenza di Loreti. Ora tentano subito Malarbi in pressing offensivo, sta anche Corsi, ma tenta il destro, anzi il sinistro, tiene Tango bene senza fallo, vede il movimento di Bagnato, lo serve con una scodella. Bagnato contro Girolami lo porta sull'esterno, nuovamente Bagnato che tenta il tiro, che poi viene parato bene da Girolami. Ora Matteini con Loreti che sbaglia il disimpegno. Ora Bagnati tenta il destro, una grandissima parata di Girolami che con l'aiuto anche del palo riesce a mantenere il vantaggio. Fugge dal suo portiere che viene prestato da Loreti, riesce però a liberarsi bene il pallone. Paradiso, la palla messa in mezzo per il numero 15 Matteini, che trova la traversa Vittadello, ovviamente per Malarbi, per tentare il tiro lo fa in due tempi Polsi, fa ma poi allarga per Vittadello che mette a sedere il portiere e forse ottiene il calcio di rigore per un fallo del portiere con i piedi contro Polsi. Vittadello parte, Vittadello, ma Polsi è reso partecipe di un'ottima parata che mantiene il punteggio sull'1-0. Polsi cerca il lancio per Prudente, ma Marino recupera nuovamente il pallone e si libera bene dell'avversario. Ora Loreti per Corsi, Corsi che cerca di inventarsi qualcosa, il palo di Loreti. Ora Malarbi nuovamente alla battuta. Vediamo se tenta lo schema o va alla battuta. Va alla battuta dove è attento Polsi. Mette in calcio d'angolo, che ha un improbabile cambio di gioco di destro. Infatti la palla viene recuperata dal De Cretis, che ora la passano a Corsi per Marino, nuovamente per Corsi che fa il gol del 2-0. Un ottimo 1-2 Polsi Marino 2-0. Tutto pronto. Malarbi fa un ottimo tiro, ma Polsi è attento e mette in calcio d'angolo. Non ritrova neanche la respinta sulla battuta. Bagnato, tu per tu con Girolami. Bagnato parte, ma Girolami para anche questo. Ottima partita di Girolami. La partita finisce sul 2-0 per il Cregis. Un gol a tempo, Malarbi, e nel secondo tempo